Viola e Tigro sono due muli e insieme ai loro due padroni, Giuseppe Rossi di Apecchio e Paolo Maffei di Abbadia di Naro, sono partiti per circa un mese partendo da Cagli fino ad arrivare al confine con la Francia. Un viaggio di quasi 800 chilometri percorsi alla ricerca della tranquillità e dell'avventura. L'idea è nata da Paolo Maffei, che girando da anni sui percorsi dei Sentieri Italia, Nord, Sud, Abruzzo, Molise e su fino alle Cinque Terre, fatta anni fa, e andando in un posto da degli amici, ha visto una foto in un rifugio dove i due proprietari del rifugio, padre e figlio, erano andati addirittura in Francia, da Labetone, da quella zona lì. E lui disse: basta, ci dobbiamo andare anche noi. E mi ha coinvolto in questa avventura. Siamo partiti il 29 di luglio e siamo arrivati sabato notte a Limone, il giorno 20, 21. Dopo sono arrivati degli amici, Carlo Nardi e Matteo Iodio, che con il van e il pick-up ci sono venuti a prendere a Limone. Ma diciamo che è stata abbastanza dura perché abbiamo fatto una media di 40 km al giorno, ci alzavamo molto presto, si partiva, si sellava, si partiva e si arrivava sulle tappe successive, diciamo intorno al pomeriggio, dalle 5 alle 6, facciamo 12 ore di media di mulo. Il mulo è molto più forte del cavallo e lo hanno dimostrato in maniera reale, insomma, è stata un'esperienza straordinaria, soprattutto per gli animali, per noi, ma per gli animali che hanno retto. Dopo noi chiaramente abbiamo cercato di fare delle tappe dove ci siamo anche sacrificati noi, nel senso che abbiamo dormito al bivacco, però abbiamo trovato i maneggi dove non c'era da dormire per noi, ma alla notte mangiavano fieno, avena e quindi. E il mangiare di giorno avevamo come dicono i militari, la razione K, quella nelle bisacce, un po' di pane, formaggio e qualche salume. E la sera abbiamo trovato a volte rifugi dei CAI. Quando abbiamo fatto la zona, ad esempio, dell'Abetone, c'erano i rifugi, quelli che tengono aperti, che sono i rifugi degli impianti sciistici. Noi abbiamo fatto il famoso la GEA, la grande escursione appenninica, Italia. che poi coincida spesso al Sentiero Italia, che era stato fatto 10 anni fa, anche 15. È tutto il crinale, tutto segnato, sono segnali bianco-rossi che chi fa le escursioni da Pesaro, Fano e viene su da noi conosce, insomma, sono tutti segnati e ben visibili. La sfida futura ora per i due avventurieri è quella di riprovare a percorrere lo stesso tragitto, ma allungandolo di un'altra tappa. Da Limone, punto di destinazione di questo viaggio, stanno progettando di percorrere le Alpi Marittime fino ad arrivare al Sestriere in Piemonte. Un'altra sfida temeraria li aspetta e nonostante l'età dei due, 57 anni l'uno e 64 l'altro, il desiderio di scoprire paesaggi nuovi e stando a contatto con la natura non sembra mancare.